Giorgio dice di aver sentito un cinghialinzio Sì, stanotte. non so che cazzo fosse, però sì, se pure io quella roba là. Sì. Era un animale, quindi. Ma più volte, la vivo tutta la notte. Io grazie. Lascio qua sul tavolo, per lavarsi le mani. Che so, le servitine? Sì. Troppo presa dal tizio. Vola strumento. Ha! Ok, da chiunque? Da chiunque una carta a caso. A me? Non devi mischiare. Quale vuoi? Scelgo questa. Va bene. Sei morto? Cosa pensi di questa partita? Sono molto stanco. Troppo sonno. Okay. Tipo, adesso che tu hai fatto questa cosa, che mi hai fatto vedere a me le carte, lui avrebbe potuto giocare questa subito dopo e ci schiacciava tutti i piani. Ok. Oddio. Ma questo levare. Quanti ce n'hai? Basta, ho finito. E lo rimetto e tocca alla vigna. Il poker. Il poker face. Finito? Sì. Pescare? Ah, vero. Pescare? Sono morta. La vendetta. Non ero stata io, non ero tu. Cazzo è. Inverti. Bene, arrivederci. Chi ha vinto? Allora, io c'avevo ancora uno striking kit in mano. E non c'avevi però l'exploding, vabbè? No, non c'avevo l'exploding in mano. Vabbè, quindi ha vinto Cosmo? Stavi corazzato, bravo. Ehi, Cosmo il dormiente. Il dormiente che ora va a nanna. Hai vinto. Vabbè, una partita di nascondino in tre so, potevo fare. Di nascondino. Un nascondino. Quindi? Cioè, ci mettiamo un'aria dalla macchina fino a là. Nascondino purtroppo prende una spiacevole piega. Due su tre risultarono dispersi, mentre l'unico superstite riportò una leucotomia prefrontale. Forse a un inferno.
questa ripresa epica col tramonto dietro in silhouette e un nano armato di ascia. Il cappellino lungo era più bello. Stancante? Sì, ma... sì, ma da ieri c'ho il fiato, ragazzo. Bimbo da dire, grazie.